Lui è stressato e canta oggi qui all'Alberghiero, la giornata dedicata a Dante, e si ricorda anche il professor Picariello, grande conoscitore della lingua di Dante, delle opere di Dante. Quanto sia importante che una persona come lui abbia insegnato un istituto tecnico, perché molto spesso gli studi tecnici si pensa che non sia importante la conoscenza della lingua italiana e dell'arte, invece lui diciamo che ha dato una sferzata differente. Il professore Antonio Piccariello è arrivato da noi in silenzio, con garbo, ma ha dimostrato tanta passione. Soprattutto ha cercato più volte di guidare i nostri alunni con leggerezza alla conoscenza del sommo poeta Dante e soprattutto alla lettura della Divina Commedia. E spesso mi diceva che dovevamo lavorare per aiutare gli allievi dell'alberghiero a far amare il sommo poeta. E, perché i temi trattati nella Divina Commedia sono tantissimi, dall'amore alla bellezza, soprattutto anche all'arte nella cucina, la passione. Anche lì c'è bellezza. Mi faceva sempre un esempio. Mi diceva, non serve, il pizzaiolo non è solo colui che fa le pizze, ma deve dare l'anima, deve trasmettere la bellezza attraverso, diciamo, il piatto finale. Ed era vero. Quindi ha cercato in tutti i modi di stimolare i nostri alunni e diceva, Dante non è solo per i liceali. Dante per tutti, anche i nostri alunni dell'alberghiero, se noi sappiamo trasmettere agli alunni la passione per la lettura della Divina Commedia, anche loro ameranno Dante. Non si sbagliava, perché noi abbiamo avuto, e lo dimostreremo adesso anche in questa piccola manifestazione, alunni che hanno composto poesie per Dante. Quindi la passione è arrivata spontaneamente e il professore Antonio Piccariello veramente è stato un grande. Peccato che ci siamo lasciati con l'idea di organizzare questa giornata del Dante Day. È andato via in silenzio come è arrivato. Poi il Covid ci ha chiusi e alla fine c'è stata la sua dipartita.